A poche ore dalla festa patronale di San Giorgio ci sono delle importanti novità per quanto riguarda la corsa dei cavalli. Siamo con il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti. Quali dunque queste novità? Purtroppo mi dispiace annunciare che la tradizionale corsa dei cavalli quest'anno non si terrà, perché come qualche giorno fa è uscito un comunicato dove era stato posto una riserva da parte del servizio veterinario in ordine all'ammissione dei 7 cavalli che avevano superato, diciamo, una prima fase, e questo nulla osta non è arrivato perché i proprietari dei cavalli non hanno insomma, non si è riusciti ad avere i risultati delle analisi in tempo utile per poter far espletare la corsa di San Giorgio. Da parte nostra, insomma, questo rammarico, grande rammarico anche perché quest'anno eravamo impegnati tanto per far ritornare la corsa sul lungomare Europa, che era, diciamo, la sede tradizionale della corsa dei cavalli, però purtroppo a causa di, diciamo, una negligenza, insomma, un po' di superficialità da parte dei proprietari dei cavalli nell'espletare tutte le procedure previste per legge, non è stato possibile autorizzare la corsa dei cavalli, anche perché essendo una corsa si è costituito giovedì scorso un comitato tecnico. Di questo comitato tecnico hanno fatto parte l'ASL, il servizio veterinario, la polizia municipale e un delegato del ministero. Superate, insomma, tutte le prescrizioni, l'ultima prescrizione che era rimasta era quella proprio legata alle analisi del sangue dei cavalli. Purtroppo noi abbiamo atteso insieme anche al presidente del comitato di San Giorgio Cavaliere fino ad oggi alle 13 con la speranza che si potesse dare il via alla tradizionale corsa. Purtroppo non è stato possibile. Chiaro che ci impegneremo soprattutto, diciamo, questa è un'esortazione nei confronti di chi vuole partecipare alla corsa dei cavalli l'anno prossimo, ad essere, insomma, più diligenti diciamo, nell'espletare quelle che sono le formalità previste per legge. Quindi, diciamo, questa corsa dei cavalli non si svolge solo e soltanto per rispetto della legalità e non per altre motivazioni? No, sono solo queste le motivazioni. Non potevamo diciamo, superare questo diniego da parte del servizio veterinario, e quindi non è stato proprio possibile, anche perché queste sono delle formalità che vengono fatte, sono delle prescrizioni che vengono fatte ogni anno. Quest'anno, insomma, non sono state adempiute nei termini previsti. Quindi cosa si sente dire ai cittadini di Vieste per questa mancanza di una corsa tradizionale? Ma sì, sicuramente un qualcosa, anche perché personalmente insieme al Presidente ci siamo spesi in modo particolare nell'ultimo mese affinché si facesse di tutto per fare questa corsa. È chiaro che questo non vuol dire che la corsa è finita per sempre. Per quest'anno non si terrà, però ci impegneremo il prossimo anno in maniera, insomma, ancora più perseverante nello stimolare chi di dovere a fare le cose secondo le regole.